sentiamo gli altri. Oh, benissimo. Ciao, buongiorno e bentornati sul mio canale. Ore 6:30, troppo presto per me, infatti devo far entrare un po' di vita nella faccia. Come avete visto dall'anteprima, oggi andiamo in canoa, ma prima andiamo a fare un trekking. Lì non vi porto con me perché abbiamo il tempo contato. Ho con me la... Ciao! La Raffi, la mia amica di escursione, per cui noi ci vediamo più tardi. Ok, ora qui ci sarà poca luce. Noi abbiamo fatto il nostro giro di trekking sopra e adesso siamo andati, ritornati un attimo in macchina che ci siamo cambiati, io abbigliamento da turista, e ora ci stiamo dirigendo verso il punto d'incontro per prenderci le canoe. Tieni d'occhio la mia GoPro che non la perdiamo, eh. Ah, è lì. È lì davanti. Sì. Madonna, ma come andiamo? Aspettiamo gli altri. Ma dove andiamo? Dai, pagaglia. Vediamo. A me mi ha fatto entrare dove c'era 10 metri di fango. Cretino. Pagaglia, se no non andiamo avanti, eh. Che tu il motore, dai, eh. Cioè, non vedi qua. Ora ti sbaglio. La tua croce ancora? C'è. Eh? C'è. Così vado bene. Va benissimo. Adesso, Vai benissimo. Hai il campionato in canoa giuniore in Australia. Madonna. Si balzisi, ma no, te vai, non sbatti le mani. Io mi ci tufferei proprio adesso. Tranquillo. E mentre così ci raccomandiamo anche, vi illustro velocemente il giro e vedremo il ramo corto della diga. La diga è... fai tutto da un lato, tu sei il motore, sono io quello che dà la direzione. Aspetta, faccio capito. Cambiamo? Triplo. Facciamo un cambio canoa? Ma perché in realtà vuole conoscere per noi. Oh, ce l'hai una birra?
sai che volevo fare due ore. Io do una chiamata agli altri e vi aggiungo subito. Ok. No, ma prima che... Oh, attendi che davanti c'è la rotonda, eh? E tu il motore, eh? Te volevi stare avanti. Chiuso. Ok, vedi, vedi. D'acqua, dai, dammela indietro a me. Vai, tranquilla. Devi stare tranquilla. Ok, noi il nostro giro in canoa con la Raffi. Raffi, ti ho beccata. Ciao. Noi l'abbiamo terminato, ora stiamo tornando verso le macchine. Spero che con la GoPro ho potuto riprendere un po' qualche immagine bella. L'unica cosa perché ho dovuto metterla di lato perché non c'era l'appoggio con la ventosa di metterla davanti, per cui e questa qui non potevo portarla perché rischio di bagnarla, infatti hanno detto di non portarla, per cui oggi GoPro vi ringrazio a tutti di essere stati con noi in questa nuova avventura sull'acqua e noi ci vediamo alla prossima!